Andiamo a fare altri esempi di integrali. Mettiamo l'operatore. Ah, quando stanno? Professore, il relatore deve ancora arrivare. Professore, è partito. Partito? Ok. Allora, andiamo a fare altri esempi di integrali. Poniamo di dover fare l'integrale tra 1 e 6 della funzione 1 su x. Allora, quando fa questo? Questo è un altro integrale immediato. Allora, questo fa logaritmo di x valutato a 6, valutato a 1, quindi fa logaritmo 6. Ok? Oh. Ragazzi, se io devo fare il logaritmo in base a di x, sapete qual è la derivata di questa funzione? Ricordatevi sempre, quando fate il logaritmo in base a di b, questo è uguale al logaritmo naturale di b fratto il logaritmo naturale di a. Quindi se devo fare la derivata fra 1 fratto x e il logaritmo naturale. Chiaro? Non è difficile. La prima cosa che fate, che dovete fare quando avete il logaritmo espresso in una base diversa, eccetera, riconducetevi al logaritmo naturale. Sapete fare quello, quindi quello è banale, perché se io faccio un logaritmo in base a di b, questo è uguale al logaritmo in base a di e per il logaritmo in base a e di b, ma il logaritmo in base a di e è il reciproco. Quindi viene il logaritmo in base a e, che è il logaritmo naturale di b, per il reciproco di questo, diciamo, per il reciproco del logaritmo in base a e di a, che quindi viene il logaritmo naturale di a per c. Se voi fate il rapporto di due logaritmi, in qualunque base lo facciate, viene sempre lo stesso. Cioè, se io volessi fare il logaritmo in base c di b fratto il logaritmo in base c di a, mi viene uguale a questo. Cioè, quando fate il rapporto di due logaritmi, ovviamente la base di sopra deve essere uguale alla base di sopra. Ok, quindi questo fa logaritmo 6 naturale. Andiamo a vedere l'integrale da meno 6 a meno 1 di 1 su x, in dx. Quando deve fare questo integrale? Questa funzione, questo integrale deve fare meno logaritmo 6, perché la funzione è dispari. Allora, da 1 a 6, da meno 1 a meno 6, questo pezzo qui c'ha la stessa area di questo qui, ma con segno meno, perché sta girato di sopra. Quindi, e questo perché? Come si può vedere? Perché se io dico che una primitiva è il logaritmo, non funziona, perché il logaritmo sui numeri negativi non si può fare. Allora, chi è una primitiva di 1 su x? È il logaritmo del valore assoluto di x.
Provate a prendere questa funzione, provate a fare la derivata. Se x, abbiamo due possibilità, se x è positivo, questo è il logaritmo x, f' di x è uguale a 1 su x. Se invece x è negativo, questo chi è? Il logaritmo di meno x. Ma quanto fa la derivata di logaritmo di meno x? E si può fare logaritmo di meno x se x è negativo, perché meno x sarà positivo. Ma la derivata fa 1 fratto meno x per la derivata di meno x che fa meno 1. Meno e meno si cancella e come vedete fa 1 su x. Logaritmo del valore assoluto di x è una funzione pari che fa così. La sua derivata è 1 su x. Però attenzione che io non posso usare questa funzione qui a cavallo di 0, cioè se faccio integrale tra meno 3 e 2 di 1 su x in dx, questa integrale non esiste semplicemente. Non esiste perché quando lo vado a fare da meno 3 a 0 vedremo che l'integrale diverge negativamente, quando lo faccio da 0 a 2 vedremo che l'integrale diverge positivamente, cioè si tratta di integrali in senso generalizzato, divergono entrambi, non si può dare alcun senso a questa somma. Dove, cioè non bisognate di prendere quello là, sapete che la primitiva è il logaritmo del valore assoluto di x, lo calcolate in 3, lo calcolate in 2, lo calcolate in meno 3 e fate la differenza. No! Per quale motivo? Perché questa funzione dove è definita? È definita in tutto r meno 0. Quindi questa funzione qua si può usare come primitiva a sinistra di 0, a destra di 0, ma mai a cavallo di 0. Chiaro? A sinistra di 0, tra l'altro, se io prendo questa funzione e ci aggiungo una costante a sinistra di 0 e una costante diversa a destra di 0 e faccio la derivata sarà sempre 1 su x. Come vedete le costanti che posso aggiungere a sinistra o a destra possono essere diverse perché la funzione non è definita sul connesso, io posso spostarla di quanto mi pare su ogni componente connesso. Chiaro? Quindi quello che vi deve rimanere comunque impresso è il fatto che sì, questa è una primitiva di 1 su x, ma siccome non è definita in 0 posso applicarla a tutti gli intervalli contenuti nella semiretta negativa, a tutti gli intervalli contenuti sulla semiretta positiva, ma mai a cavallo. Chiaro? Andiamo a vederne un altro. Andiamo per esempio a fare l'integrale del logaritmo, vabbè no, questo lo devo fare. Facciamo l'integrale di 1 fratto x più 3 in dx tra 0 e 1. Chi ha una prima idea di questo? È logaritmo di x più 3 valutato tra 0 e 1. È logaritmo 4 meno logaritmo. Proviamo a fare integrale sempre tra 0 e 1 di 1 fratto 3x più 1 stavolta in dx. Chiaro, mi dico? È un terzo logaritmo di 3x.
sempre valutato da 0, quindi stavolta avete un terzo logaritmo 6 meno logaritmo. Chiaro? Quindi se voglio fare, poniamo per esempio, voglio fare integrale di 1 fratto ax più b di x, chi è questo? È logaritmo di del valore assoluto di ax più b fratto per 1 su a. E non confonderci con i segni, supponiamo che A e B, oh, però questa cosa qui, dovrebbe essere corretto con Paolo. Però una cosa è per x minore di meno b su a o per x maggiore di meno b su a, cioè la radice di questo ax più b uguale a 0 è meno b su a, quindi potete usare a sinistra oppure a destra ma mai a cavallo. Ok? Sì, è giusto così. Ok. Adesso andiamo a introdurre l'integrazione per parti, poi la ripetiamo tante volte. L'integrazione per parti nasce da una osservazione molto semplice, cioè dalla formula di derivazione del prodotto. Allora, voi supponete di fare, allora, supponete che f grande primo sia uguale a f piccolo, g grande primo sia uguale a g piccolo. Allora, come si fa la derivata del prodotto di f grande per g grande? Si fa la derivata della prima, che fa f piccolo per la seconda non derivata, più f grande per g grande. Ok? Adesso prendete queste due, questa uguaglianza, e integrate tra a e b. Supponete che f piccolo e g piccolo siano funzioni continue, quindi che f grande e g grande siano due funzioni c1. Quindi abbiamo, facciamo integrare tra a e b di f grande di f grande per g grande primo di x in x, questo è uguale all'integrale tra a e b di f piccolo di x g grande di x x più integrale tra a e b di f grande di x più piccolo di x di x. Ma questa quantità qua non è altro che f grande di x per g grande di x valutato tra a e b, perché quella che sta, la funzione integrante, è la derivata di f grande di g grande. Riscrivendo questa formula in un altro, diciamo, ordine, la possiamo riscrivere così, cioè possiamo scrivere che l'integrale tra a e b di f piccolo di x per g grande di x in dx è uguale a f grande di x per g grande di x valutato tra a e b meno l'integrale di f grande di x per g piccolo di x in dx, sempre tra a. La corrispondente di questa formula di integrazione per parti per l'integrale indefinito è la formula integrale di f piccolo di x di grande di x in dx uguale f grande per g grande
meno l'integrale di f grande di x per g piccolo di x in dx. Qui non serve mettere, allora questo è l'integrale definito, però quando mettiamo la primitiva, questa primitiva qua, non serve mettere nessuna costante arbitraria perché c'è ancora un integrale da fare. La costante arbitraria si mette alla fine di quando si fa l'ultimo integrale. Stiamo parlando, perché è inutile metterne più di una, no? Perché la somma di due costanti arbitrarie non ha più una costante arbitraria. Okay. Quindi questa è la formula per quanto riguarda l'integrale indefinito, questa è la formula per quanto riguarda l'integrale indefinito. Oh, questa formula ha, adesso la applicheremo in vari esercizi, a vari esercizi, però ha un problema che è un problema di memorizzazione. Voi dovete trovare un modo per memorizzarla, che più vi aggradi. Io la ricordo in questo modo: f piccolo è la derivata di f grande, g piccolo è la derivata di g grande. Allora che cosa succede? Voi spezzate la funzione integrale in due pezzi, uno sale, cioè di uno dovete fare la primitiva, poi fate il prodotto e lo valuterete, meno quello di pezzo di prima, come prima sale, ma stavolta l'altro scende, cioè in questa fase la primitiva è grande e l'altra fase la derivata. Okay, adesso faremo degli esempi, sarà molto più semplice di quello che sia. Quando è che serve, supponiamo di dover fare l'integrale della funzione logaritmo in x, per esempio tra 1 e 2. Allora, io non conosco direttamente una funzione che per derivata mi dia il logaritmo, però cosa posso fare? Posso guardare questo prodotto come 1 per il logaritmo, ok? Allora cosa faccio? 1 lo tratto come la f piccola, quindi qua mi viene x logaritmo di x valutato tra 1 e 2, meno l'integrale tra 1 e 2 di x per la derivata del logaritmo che fa 1 su x. Quindi qua quanto mi viene? Mi viene 2 logaritmo 2 meno 1 logaritmo 1 che fa 0, e poi qua mi viene x per 1 su x fa 1, integrale tra 1 e 2 fa 1. 2 logaritmo 2 meno 1. Se lo faccio come integrale indefinito, integrale del logaritmo di x, questo fa x logaritmo x meno integrale di x per 1 su x di x, questo viene x logaritmo x meno x più c, perché qua viene 1, integrale di 1 fa x più la costante arbitraria. Adesso qua si può fare facilmente la prova, perché voi prendete questa funzione, chiamiamola un attimo f grande, se questa è f grande la derivata di questa deve fare questa. Andiamo a fare f grande primo di x, che è la derivata di un prodotto, devo fare la derivata di x che fa 1 per logaritmo x più x per la derivata di 1 su x di logaritmo x che fa 1 su x e viene 1, meno la derivata di x che fa 1, questo se ne va e viene logaritmo. Quindi vedete, la derivata di questo fa questo, ok? Quindi non ci sono grossi problemi. Oh, questo discorso, vediamo un po', andiamo per esempio a fare la derivata, cioè l'integrale, scusate, dell'arco tangente di x, sempre per parti, questo mi fa x per l'arco tangente di x, ho fatto sempre 1 per l'arco tangente, l'integrale di 1 fa x meno l'integrale di 1 che fa x per la derivata dell'arco tangente che fa
1 fratto 1 più x quadro più 3. Oh. Questo chi è? È x per l'arco tangente di x meno 1/2 per il logaritmo di 1 più x quadro, qua più costante. Quindi vi dovete accorgere che 2x è la derivata di x quadro, e allora se voi fate la derivata di logaritmo di 1 più x quadro fa 1 fratto 1 più x quadro per la derivata di x quadro che fa 2. Questo l'abbiamo fatto così a intuito, però poi lo faremo in maniera più sistematica successivamente con le formule di integrazione, non quella volta per parti, ma si chiameranno integrazione per sostituzione. Ok? Possiamo fare la verifica? Certo, basta prendere questa funzione e derivare. Questa qua chiamiamola f grande. Quando vado a fare la derivata di f grande, chi viene? Viene la derivata di x fa 1, quindi viene arco tangente di x più x per la derivata dell'arco tangente che fa 1 fratto 1 più x quadro per 2x meno più x per la derivata di quell'altro che fa 1 fratto 1 più x quadro e basta. Poi meno 1/2 per la derivata del logaritmo che fa 1 fratto 1 più x quadro, stavolta sì per 2x, perché devo fare la derivata della funzione quadrata. La derivata di c fa 0. Quindi adesso quando semplificate, riconoscete che qui c'è x fratto 1 più x quadro, qua c'è meno x fratto 1 più x quadro. Quindi questo se ne va con questo. E quindi alla fine vi rimane l'arco tangente. Quindi effettivamente l'integrale è giusto, è chiaro? Ok. Voglio fare un altro paio di casi notevoli cui si usa l'integrazione per parti. Allora, cominciamo con un esercizio che non c'entra con l'integrazione per parti. Cominciamo a fare l'integrale tra 0 e più infinito di a alla meno x in dx, anche se gli integrali generalizzati non l'abbiamo ancora fatto, però questo esercizio è molto simile a quello che abbiamo fatto prima. Chi è una primitiva di e alla meno x? Meno e alla meno x. Questa va valutata, si dice, tra più infinito e 0, cioè questa valutazione la facciamo effettivamente. Valutare a più infinito significa fare il limite a più infinito. Fin quando questi discorsi li fate con funzione di segno costante non ci sono problemi. Ok, allora quando lo vado a valutare a più infinito, questa funzione a quanto tende? A 0, perché è alla meno infinito, col meno col più comunque tende a 0. Invece in 0 questa funzione vale meno 1, col meno davanti questo integrale fa 1. Quindi questo è un integrale di riferimento importante, l'integrale della funzione e alla meno x su tutta la semiretta positiva fa 1. Ok? Adesso andiamo a valutare l'integrale tra 0 e 1 di x alla n per e alla meno x in dx. Allora, come si fa? Una primitiva è meno x alla n per e alla meno x valutato tra 0 e più infinito.
qui ho integrato la f piccola, è stavolta e alla meno x, ho integrato questa. O devo fare meno, che con meno fa più, integrale tra 0 e più infinito di n per x alla n meno 1 per e alla meno x. Cioè questa qua è quella che ho chiamato f piccola, questa qua è quella che ho chiamato g grande. Allora vedete, integrale di f piccola f grande meno e alla meno x, poi qua devo fare meno e alla meno x per la derivata dell'altra, ma la derivata dell'altra è n per x alla n meno 1, poi c'è il meno davanti, quindi meno e meno si cancella e devo ancora integrare tra 0 e più. Ahi. Da, perché qua era più infinito pure qua. Sono sbagliato a... volevo calcolare questo. Ora andiamo a fare questa valutazione qua. A 0 c'è la x, quindi vale 0. A infinito, è vero che questo va più infinito, ma è vero che questo va meno infinito. Cioè, scusate, va a 0 e alla meno infinito va a 0. E questo qua, se vi ricordate, è un limite notevole, sarebbe x alla n fratto e alla x, che per x che tende a più infinito tende a 0. Quindi questo qua non c'è. Quindi abbiamo ricavato la formula che l'integrale tra 0 e più infinito di x alla n per e alla meno x. Guardate che questa è una funzione di segno positivo, non negativo. È uguale a n volte per l'integrale tra 0 e più infinito per x alla n meno 1 per e alla meno x. Cioè, che succede? Per calcolare questa integrale io tiro una n fuori e la x alla n cala di... la potenza di x cala di 1. Se ripeto il ragionamento induttivamente, a quanto arrivo secondo voi? Quanto fa l'integrale di x alla n per e alla meno x? Allora, vediamo un po'. Proviamo a farlo con... proviamo a fare l'integrale da 0 a più infinito di x cubo per e alla meno x. Secondo il ragionamento fatto sopra, questo quanto fa? Fa 3 integrale tra 0 e infinito di x quadro per e alla meno x, uguale 6 integrale tra 0 e infinito di x e alla meno x, perché qua tiro fuori il 2 e la potenza cala di 1, uguale 6 integrale tra 0 e infinito di e alla meno x, e qua tiro fuori 1 e la potenza cala di 1. Questo l'avevo calcolato all'inizio e faceva 1, quindi sostituisco che vale 1 e quindi in totale vale 6. Se invece di farlo con x cubo lo faccio con x alla n, che succede? N fattoriale. Quindi con d uguale n fattoriale. Quindi se io devo fare l'integrale di x alla 7 per e alla meno x tra 0 e più infinito, quanto fa 7 fattoriale? Bene, andiamo a fare un altro integrale. Supponiamo di dover fare l'integrale della funzione sen quadro di x, anzi facciamo cos quadro di x, è più semplice, solo per una questione di segno. Allora, questo chi è? Allora, cos quadro posso scrivere come coseno per coseno. Proviamo a fare una integrazione per parti. Allora, integra il coseno viene seno, mi viene sen x, cosen x.
meno l'integrale, la prima sale, quindi integrale di coseno è seno di x, la seconda scende, la derivata di coseno è meno seno, quindi per meno fa più. Quindi otteniamo questo uguagliato. Però posso anche scrivere che questo è sen x cosen x più l'integrale di 1 meno cosen quadro di x, perché sen quadro è uguale a 1 meno cosen quadro. Ci siamo? Adesso meno cosen quadro, integrale di meno cosen quadro lo porto a sinistra e mi viene che 2 integrale di cosen quadro di x in dx è uguale a seno di x cosen x più l'integrale di 1 fa x più la soglia costante di là. Quindi dividendo per 2, integrale di cosen quadro di x in dx fa 1/2 sen x cosen x più x mezzi più c. Dice, perché non ci ha messo c mezzi? Perché la metà di una costante arbitraria è un'altra costante arbitraria. La chiamate c primo, poi c primo lo richiamate c. Ok? Ok. Uno dice, ma si può controllare? E certo che si può controllare. Prendi, fai la derivata di questa. Quando fa la derivata di questa? Fa 1/2. La derivata di questa si fa derivata di seno e coseno, quindi fa cos quadro di x. Poi la derivata di questa è meno seno, quindi meno sen quadro di x più 1/2. Però guardate che questo è 1/2 cos quadro di x più 1/2 che moltiplica 1 meno sen quadro di x. Ma 1 meno sen quadro fa cosen quadro, quindi 1/2 cosen quadro più 1/2 cosen quadro fa cosen quadro. E vedete che funziona. Un altro modo di fare questo stesso integrale è ricordarsi, vi ricordate le formule di duplicazione? Le formule di duplicazione vengono dalle formule di addizione. Allora, coseno di 2x è uguale a cosen quadro di x meno sen quadro di x. Se preferite però, questo lo posso scrivere anche così, come 2 coseno di 2 cosen quadro di x meno 1. Perché aggiungendo e sottraendo cosen quadro, qua viene 2 cosen quadro, qua viene meno cosen quadro che fa meno. Quindi posso anche scrivere che cosen quadro di x è uguale a 1 più coseno di 2x mezzi. Quindi l'integrale di cosen quadro di x quando deve fare? Deve fare 1/2 x, che è l'integrale di 1/2, più seno di 2x quarti, perché quando faccio la derivata di seno di 2x viene 2 coseno di 2x. Allora per uscire 1/2 sotto ci devo mettere 4, chiaro? Più c. Cioè, ma saranno lo stesso? Certo, perché se vi ricordate adesso la formula di duplicazione del seno, seno di 2x è uguale a 2 sen x cosen x. 2 sen x cosen x quarti fa 1/2 sen x cosen x. E vedete che più. Allora, come vedete, quando abbiamo a che fare con le funzioni trigonometriche, molto spesso gli integrali hanno più di uno svolgimento, cioè nel senso che a volte succede che il risultato dell'integrazione si presenta, fatto in un modo si presenta a un aspetto, fatto in un altro modo c'è un aspetto che sembra apparentemente completamente diverso, ma poi vai a vedere la stessa cosa. Chiaro? Ci sono casi molto più eclatanti di questo. Ha un modo molto semplice di verificare se la funzione sia la stessa.
tu l'hai fatto in un modo, l'hai fatto in un altro modo, li vai a fare il grafico dell'uno, li vai a fare il grafico dell'altro e vedi se differiscono per una costante. Se stiamo parlando di integrale, se sono due primitivi, devono differire per una costante. Chiaro? Se non è evidente di primo acchito. Ok. Quindi questo è un caso nel quale l'integrazione l'abbiamo fatta tramite la formula di integrazione per parti. Ovviamente lo stesso discorso vale anche per potenze di ordine superiore. Oppure per esempio, se voglio fare l'integrale di x per seno di x, beh, qua si applica un meccanismo molto simile a quello che abbiamo usato qua. Cioè, cosa faccio? Faccio la primitiva di seno che è meno x coseno x, la primitiva di seno è meno coseno moltiplicata per l'altra che ho lasciato stare, più l'integrale di coseno x. Devo fare la primitiva che viene meno coseno per la derivata dell'altra che fa 1 con il meno davanti, quindi qua mi viene meno x coseno x, la primitiva di coseno è sen x più costante. Ripeto, il controllo soprattutto degli integrali indefiniti è estremamente semplice, perché si tratta di prendere questa funzione, derivare e controllare che sia uguale alla funzione integrale. Allora, quando noi andiamo a derivare, poi viene meno coseno di x più x sen x più coseno x, questo se ne va e rimane x sen x. Quindi, come vedete, funziona. E se avessi dovuto integrare x quadro per seno di, se avessi dovuto integrare x quadro per seno di x, se avessi dovuto integrare x quadro per seno di x, questo avrei ottenuto meno x quadro coseno di x più 2 integrale di x per coseno di x uguale meno x quadro coseno di x più 2x seno di x meno 2 integrale di seno di x uguale meno x quadro coseno di x più 2x seno x meno, anzi più 2 coseno di x più c. Facciamo il controllo, prendiamo questa funzione, la deriviamo. Allora, quando questa è la derivata di un prodotto, fa più x quadro per seno di x meno 2x coseno di x. Qua mi viene più 2x coseno di x più 2 seno di x meno 2 seno di x e basta. Questo era avanti, rimane in squadra seno. Quindi, come vedete, qui sfruttiamo il fatto che, allora, quando una funzione avete una funzione di tipo esponenziale, di tipo seno, coseno, che quando andate a integrare o derivare rimane più o meno dello stesso tipo, cioè, vabbè, nel caso del seno, la derivata di seno e coseno, la derivata di coseno e meno seno si scambiano semplicemente di tipologia. Allora, integrando per parti, se l'altra è un polinomio, l'altra la derivata, mano a mano, prima o poi
arriverete a un pezzo dove le derivate non ci stanno più, perché la derivata di un polinomio a un certo punto fa zero, le derivate successive. E quindi in questo modo possiamo integrare qualunque polinomio moltiplicato per seno di x o per coseno di x. Se voi prendete seno di x moltiplicato per un polinomio, integrando per parti si riesce a ottenere qualunque integrale di un polinomio per seno di x o di un polinomio. Allora facciamo un attimo il riepilogo. Vi vedo stanchi più di me, quindi allora, che abbiamo fatto oggi? Abbiamo detto, per fare l'integrale vale la definizione che abbiamo dato ieri, ma certe volte, e solo certe volte, perché in generale non è che sempre si riesca a fare, per fare l'integrale di una funzione f piccolo basta trovare una sua primitiva f grande e valutare se l'integrale è definito tra a e b, valutare questa primitiva tra b ed a. Questo è l'oggetto del teorema fondamentale del calcolo integrale. Abbiamo dato degli esempi in cui questo non si riesce a fare, però abbiamo fatto, poi ho cominciato a fare tutta una tabella di integrali immediati rileggendo la tabella delle derivate al contrario, e poi abbiamo cominciato a usare qualche formula, qualche diciamo artificio, per esempio la formula di integrazione per parti, per cercare di integrare, di trovare la primitiva in quanti più casi è possibile. La prossima volta, domani sistemiamo, diciamo giovedì sistemiamo un po' di teoria, la prossima volta poi che facciamo esercizi faremo diciamo il principale strumento di integrazione, che sarà quello per sostituire.